Buongiorno a tutti, oggi continuiamo la lezione della volta scorsa in cui abbiamo visto le equazioni del moto, ovviamente del moto di un fluido, e dopo averle ricavate abbiamo visto che nel caso bidimensionale di fluido incomprimibile con proprietà termofisiche costanti, queste equazioni potevano essere scritte come du su dx più dv su dy uguale 0, e questa è l'equazione di conservazione della massa. Ovviamente u e v sono le componenti lungo x e lungo y del vettore velocità. Poi abbiamo l'equazione di conservazione della quantità di moto, che ripetiamo è un'equazione vettoriale, quindi si scompone in due componenti, una lungo x che è rho u du su dx più v du su dy uguale a meno dp su dx più mu derivata seconda di u su dx quadro su derivata seconda di u su dy quadro. L'equazione di conservazione della quantità di moto lungo y rho u dv su dx, stiamo considerando il caso stazionario, avete capito, non ho messo il termine tempo variante, più v dv su dy uguale a meno dp su dx più mu derivata seconda di b su dx quadro più derivata seconda di b su dy quadro. Il termine di gareggiamento abbiamo visto che lo consideriamo in direzione y, in questo caso consideriamo il caso di convezione forzata, quindi il termine dalle forze di volume non ci sono. E infine abbiamo l'equazione di conservazione dell'energia, che si scrive rho c u dt su dx più d dt su dy uguale k derivata seconda di t su dx quadro più derivata seconda di t su dy quadro. Ecco, queste equazioni differenziali e le derivate parziali, ripetiamo, descrivono il flusso di un fluido incomprimibile con proprietà termofisiche costanti in convezione forzata e in regime stazionario. Queste equazioni le abbiamo ricavate la volta scorsa e ovviamente ci permettono di trovare quelli che noi abbiamo chiamato campi di velocità, di pressione e di temperatura in questo caso. Quindi l'utilizzo di queste equazioni ci permette di descrivere un fenomeno fisico che conosciamo con il termine di convezione. Che cos'è la convezione? La convezione avviene quando c'è un flusso di un fluido su una superficie solida in generale, e quando evidentemente questo fluido e la superficie si trovano a temperature differenti. Allora si instaura uno scambio termico, che è appunto lo scambio termico convettivo. Ma il nostro interesse non è limitato solamente allo scambio termico, perché quando un flusso di fluido investe un corpo solido, a causa degli effetti viscosi si generano degli attriti, delle resistenze, la cosiddetta forza di drag. E allora ingegneristicamente, quando un flusso di fluido lambisce una superficie solida o investe un corpo solido, siamo interessati sostanzialmente a due aspetti. Il primo aspetto sono le perdite di carico, nel senso che ci chiediamo qual è l'energia necessaria a mantenere questo flusso in moto. Esempio pratico, il dimensionamento dei condotti aerauliche di un impianto di condizionamento di riscaldamento, ovviamente l'aria che attraversa i condotti ovviamente presenterà delle perdite di carico, e quindi nel valutare queste perdite di carico noi saremo in grado di scegliere sostanzialmente il ventilatore adatto, diciamo così, per poter vincere queste perdite di carico. Stessa cosa quando parliamo di flusso di acqua all'interno di tubazioni. Quindi questo è sicuramente un aspetto di interesse per le applicazioni ingegneristiche, e quando andiamo a valutare le perdite di carico, in realtà noi le calcoliamo utilizzando dei coefficienti, ve lo ricordate, no? Da fisica tecnica, il fattore d'attrito F, eccetera. Oltre alle perdite di carico siamo interessati allo scambio di energia termica, appunto lo scambio termico convettivo. Però anche questo, se ricordate, voi l'avete sempre calcolato utilizzando la relazione di Newton, cioè Q punto uguale H P
per la temperatura superficiale meno la T infinito, che è la temperatura del fluido, no? Ok? Mentre per quanto riguarda gli sforzi viscosi tangenziali, questi sono sempre stati calcolati attraverso un coefficiente di attrito, che in realtà forse è meglio definire il coefficiente di attrito, è più utile. Questo coefficiente di attrito è dato dagli sforzi viscosi tangenziali diviso ρ Q infinito al quadrato mezzi. Quindi attraverso questi due parametri, che tra l'altro sono parametri medi sulla superficie, come dire, lambita dal fluido, noi calcoliamo la forza, la perdita di carico sostanzialmente, e calcoliamo il flusso di energia termica. Ora vorremmo andare un pochino più nel dettaglio di questi aspetti, e per capire bene quanto avviene quando un flusso di fluido lambisce una superficie o investe un corpo, dobbiamo fare riferimento a un concetto molto importante, che è il concetto di strato limite. Allora, riferiamoci al caso di un flusso di fluido che lambisce una superficie piana. Allora, mettiamolo rigido, forse è meglio, diciamo così. Ok, immaginiamo che questo fluido, con proprietà termofisiche costanti, si trovi a una temperatura e una velocità uniformi U infinito e T infinito, in X pari a 0, come vedete relativamente al sistema di riferimento scelto, è posizionato il cosiddetto bordo di attacco, cioè il punto in cui questo fluido incontra questa lastra piana. E nel momento in cui avviene il contatto tra il fluido e la lastra piana, si inizia a sviluppare il cosiddetto strato limite di velocità, che voi avete già visto in realtà nei corsi precedenti. Che cosa avviene nella pratica? Si può ritenere che le particelle di fluido che vengono a contatto con la superficie piana assumano la velocità della superficie piana stessa, che è ferma. Quindi di fatto queste particelle si fermano. Forse ricorderete che nelle lezioni precedenti, ora non ricordo esattamente quando, ma comunque quando abbiamo introdotto le equazioni del moto, cioè tutto l'aspetto relativo all'approccio lagrangiano, euleriano, eccetera, abbiamo parlato dell'ipotesi del continuo. Ricordate? E abbiamo detto che riteniamo che la particella fluida sia un elementino abbastanza piccolo da poter utilizzare un'espansione in serie di Taylor arrestata al primo ordine per descrivere le variazioni di proprietà tra una faccia e l'altra, ma non troppo piccolo per poter trascurare la natura particellare del fluido e ritenere valida l'ipotesi del continuo. Ve lo ricordate questo? Quindi abbiamo detto poi questa dimensione, nella maggior parte diciamo dei fluidi di interesse pratico, potrebbe essere un micron, ecco, per avere un'idea, ed è ovviamente legata al cammino libero molecolare. Lo ricordate? Benissimo. Quindi quando parliamo di particelle di fluido, in realtà stiamo parlando di un elementino che è continuo, ok? E questo elementino, questa particella di fluido che rallenta fino ad avere velocità zero in corrispondenza della piastra. Perché nella realtà, se andiamo a guardare gli aspetti più microscopici, cioè cosa avviene a livello molecolare, a livello molecolare c'è un continuo urto tra le molecole e la superficie, una continua variazione della quantità di moto delle molecole, per cui sicuramente se andassi a vedere con un microscopio che cosa avviene in corrispondenza della superficie piana, non vedrei delle molecole ferme, capite? Però l'ipotesi del continuo, in cui appunto trascuriamo questi comportamenti, è tale che ci permette di dire con buona approssimazione che le particelle di fluido siano ferme in corrispondenza alla superficie solida. Va bene? Perfetto. Ora, che succede? Queste particelle di fluido rallentano le particelle di fluido sovrastanti, e questo effetto
avviene in direzione y fino a una certa altezza, cioè se mi metto ad una determinata x, osserverò che le particelle di fluido in corrispondenza della lastra, l'abbiamo già detto, sono ferme. Le altre, che si trovano ad y crescenti, subiranno un rallentamento. Però questo effetto diventa trascurabile ad una certa distanza dalla lastra, dove la velocità è con buona approssimazione di nuovo pari ad un infinito, cioè la velocità è indisturbata. Questa distanza dalla lastra è lo spessore dello strato limite, che indichiamo con delta e che evidentemente dipende da x, nel senso che lo strato limite è più sottile in corrispondenza del bordo d'attacco e cresce in termini di spessore a mano che ci spostiamo lungo x. La definizione dello spessore dello strato limite è, abbiamo già detto, probabilmente nelle scorse lezioni, delta x, lo spessore appunto, è la distanza dalla superficie piana in corrispondenza della quale u è uguale a 0,99 più infinito. Bene. Guardando adesso questo primo tratto di strato limite, il moto è in effetti ordinato, cioè nel primo tratto di strato limite il moto è di fatto laminare, quindi il fluido si muove, come dice la parola stessa, in modo assimilabile a tante lamine che scorrono una sopra l'altra e quindi non si hanno effetti di rimescolamento. Se mi concentro sugli aspetti più propriamente fluidodinamici a questo punto, posso osservare che nel caso di fluido newtoniano sarà valido il modello secondo il quale tau è uguale a mu deu su dy, in questo caso, giusto? Quindi se mi metto ad una certa distanza dalla lastra, cioè ad una determinata x, osserverò che tau x è uguale a cx per rho un infinito quadro mezzi è uguale anche a mu deu su dy valutata in x0. Ok? Dal punto di vista invece, anzi lo vediamo dopo, quindi dal punto di vista delle perdite di carico, evidentemente vedete che lo sforzo tangenziale dovuto agli effetti viscosi localmente può essere trovato conoscendo questo coefficiente g di x che è locale e che però, come potete vedere, in realtà dipende dal gradiente di velocità lungo y in corrispondenza di quella determinata x. Allora questa cosa ci dice che in effetti se io voglio conoscere questo coefficiente per poterlo utilizzare nelle mie applicazioni ingegneristiche, questo gx sarà pari a mu deu su dy valutato in x0 diviso rho un infinito quadro mezzi. E per poterlo valutare dovrei conoscere il campo di velocità. Ok? Una volta che conosco il c di x, il coefficiente medio, che poi è quello che vado a utilizzare, sarà dato dall'integrale, cioè 1 su L, per l'integrale da 0 ad L di c di x in dx, dove L è la lunghezza della lastra che stiamo considerando. Quindi, da queste prime osservazioni mi rendo conto che devo conoscere il campo di velocità.
Bene. Immaginando che la lastra si trovi ad una temperatura di con S magari maggiore di T infinito, ciò che avviene a livello fluido dinamico avviene anche a livello termico. Di conseguenza, la situazione sarà descrivibile attraverso il concetto di strato limite termico in questo modo. Nel momento in cui questo fluido investe la superficie piana, le particelle fluide che entreranno in contatto con la superficie stessa si porteranno all'equilibrio termico con la superficie. Di conseguenza ne assumeranno la temperatura. Ok? Ora, a causa del flusso di fluido sulla lastra, ci sarà uno scambio di energia termica che avviene attraverso il contemporaneo scambio di massa, quindi trasporto di energia dovuto a flussi di massa, e trasporto di energia dovuto a effetti diffusivi, cioè conduttivi, lì dove il fluido sostanzialmente è fermo. Questi due fenomeni avvengono contemporaneamente. E lo strato limite si sviluppa in modo simile a quanto avviene per lo strato limite di velocità, e in particolare osserveremo che, ad esempio, la temperatura si porterà da T con S fino a T infinito, per esempio in questo modo qua. Questo è T infinito, questo è T con S, presentando delle variazioni all'interno dello strato limite in questo modo, e lo spessore dello strato limite, in questo caso che chiamo delta T, spessore dello strato limite termico, ovviamente anche lui dipende dalla distanza dal bordo d'attacco, quindi dalla x, lo spessore può essere definito in termini di temperatura adimensionalizzata. Ok? Quindi, se definisco la temperatura dimensionalizzata come T con S meno T diviso T con S meno T infinito, ovviamente questa temperatura dimensionalizzata varrà 0 in corrispondenza della superficie dove T vale T con S, e varrà 1 invece nella zona indisturbata dove T vale T infinito. Va bene? Quindi lo spessore dello strato limite delta T è la distanza dalla superficie piana in corrispondenza della quale la temperatura dimensionalizzata è pari a 0,99. Quindi questo mi dà lo spessore dello strato limite termico. In maniera perfettamente analoga a quanto abbiamo già visto per la parte fluidodinamica, anche per la parte termica la relazione U punto uguale H di S meno T infinito, che è quella che utilizziamo normalmente, che avete sempre utilizzato per i vostri esercizi, in realtà va vista in maniera un pochino più approfondita. Infatti, a una certa distanza dal bordo di attacco avremo che Q punto x sarà pari ovviamente ad hx per ts meno t infinito, ma è pari anche a meno k dt x0 su dy. Questo perché, ricorderete che questa è la condizione, stiamo dicendo che il flusso convettivo è uguale al flusso conduttivo in corrispondenza della superficie della lastra. Questo è vero perché evidentemente le particelle fluide sono ferme in corrispondenza della superficie della lastra, e di conseguenza il meccanismo di scambio termico in corrispondenza della superficie è conduttivo.
Dopodiché vi è evidentemente il trasporto di massa, quindi meccanismo ovvio. Ora, vedete che se voglio determinare H con X, anche qui devo essere in grado di conoscere il gradiente di temperatura. Quindi devo conoscere il campo di temperatura, va bene? Una volta noto H con X, eseguendo un'integrale come abbiamo fatto per C segnato, sarà in grado di trovare l'H segnato, che è quello che normalmente avete sempre utilizzato negli esercizi, che sarà pari a integrale tra 0 ed L di H con X in dx. Bene. Ovviamente questi fenomeni, cioè le perdite di carico e lo scambio di energia termica, dipendono fortemente da tanti fattori, che sono ovviamente la velocità del fluido, lo stato superficiale, eccetera, eccetera, e anche evidentemente il regime di moto. Cioè, se ci allontaniamo sempre di più dal bordo di attacco, voi sapete che il regime di moto da laminare a un certo punto diventa turbolento. Che cosa succede nella pratica? Allora, succede che a una certa distanza, che chiamo distanza critica, se guardiamo l'aspetto fluidodinamico, quindi lo strato limite fluidodinamico, ci troviamo di fronte a una zona di transizione. Dopodiché si ha il passaggio allo strato limite turbolento. Allora, mentre nella zona laminare il fluido si muoveva in maniera molto ordinata, nella zona dello strato limite turbolento possiamo distinguere diverse sottozone. C'è una prima sottozona molto vicina alla superficie, dove gli effetti viscosi ancora prevalgono sugli effetti dovuti al rimescolamento tipico della zona turbolenta. Voi probabilmente sapete già, non ricordo se ve l'ho già detto, ma quando un campo di moto passa da laminare a turbolento, evidentemente diventa da ordinato a caotico, e va bene, questo è abbastanza evidente. Ma che cosa significa nella pratica? Significa che intanto, da chi poteva essere descritto come ad esempio in questo caso bidimensionale stazionario, diventa tridimensionale non stazionario, e questa è la prima cosa, perché le oscillazioni del campo di moto avvengono nello spazio tridimensionale e evidentemente nel tempo. Queste oscillazioni, questi rimescolamento, questi vortici, li vedremo nel dettaglio nelle lezioni prossime, che cosa fanno? Hanno l'effetto di trasferire particelle di fluido che hanno una certa quantità di moto e una certa energia termica in zone dove sono presenti particelle di fluido caratterizzate da quantità di moto e energia termica diverse. Quindi, all'atto pratico non stanno facendo altro che aumentare lo scambio, il trasporto di quantità di moto e di energia. L'effetto è esattamente lo stesso che si ha quando prendete una tazza, non so, una tazza di acqua, immaginiamo, e ci mettete una goccetta di caffè, anzi una tazza di latte, prendete una tazza di latte, ci mettete una goccetta di caffè. Allora, se non fate nulla, ovviamente piano piano questo caffè diffonderà nel latte. Ma se voi mescolate, questo effetto viene accelerato enormemente e in pochissimi istanti avrete un mescolamento, diciamo così, perfetto. Ecco, la turbolenza fa esattamente la stessa cosa. Mentre qui è come se la goccia di caffè non stia diffondendo per i fatti suoi, in questa zona stiamo mescolando col cucchiaino, capite? Esattamente la stessa cosa. Quindi c'è questo trasferimento, diciamo così, amplificato, e c'è una sottozona dove ancora prevalgono gli effetti viscosi, ed è il cosiddetto sottostrato laminare. Quindi lo scrivo qua.
Al di sopra del sottostrato laminare c'è un'altra zona dove gli effetti di rimescolamento, gli effetti viscosi come diciamo così, peso sono simili. Questa è una zona chiamata buffer layer. E infine c'è questa zona dove lo strato limite è completamente turbolento. Bene, come cambia in questo caso la tau in funzione dello strato limite, della tipologia, quindi del regime di moto? Allora, dalle relazioni che abbiamo scritto sopra, eccola qua, osserviamo che il nostro Gx locale, ok, dipenderà evidentemente a parità di altri parametri, quindi mantenendo costante la U infinito, la rho e la mu, dipenderà dal gradiente di velocità locale. Ora, facendo un ragionamento abbastanza semplice, osserviamo che quando mi sposto dal bordo di attacco nella zona delle x crescenti, quello che avviene è che lo strato limite si spessisce. Poiché il campo di velocità, il profilo di velocità va da 0 in corrispondenza della lastra a U infinito, di fatto in corrispondenza dello spessore dello strato limite, la variazione di velocità è la stessa all'interno dello strato limite, vado da 0 a U infinito. Però, mentre all'inizio questa variazione avviene in uno spessore più piccolino, più avanti avviene in uno spessore via via più grande. Di conseguenza, la variazione per unità di distanza dalla superficie diminuisce. Quindi il gradiente sta diminuendo sostanzialmente, capite? Questo significa che se volessi andare a rappresentare questo coefficiente Cx in funzione di x, osserverei qualcosa che diminuisce in funzione di x fino ad arrivare a un certo punto nella zona di transizione. In questa zona di transizione ovviamente ci saranno delle variazioni di Cx difficilmente descrivibili, ma nella zona dello strato limite turbolento che cosa succederà? Succederà che a causa di questi rimescolamenti in questa zona qua il profilo di velocità sarà piatto, perché c'è un trasferimento di quantità di moto che è aiutato, no, da questi rimescolamenti. Quindi non è dovuto semplicemente al ni, cioè sostanzialmente al coefficiente che ci descrive la diffusione di quantità di moto. Ma a causa di questi rimescolamenti, nella zona dello strato limite turbolento, ora io faccio il grafico più grande rispetto a questo in modo da essere più chiaro, quindi diciamo così come se facessi uno zoom, no? Quindi questo è sempre la U infinito, anche se la disegno molto più grande, va bene? Per essere più chiaro. Quindi in questa zona avrò variazioni di velocità più piccoline, ma arrivato nel sottostrato laminare è lì deve tornare a zero, e lo fa con un profilo quasi lineare, con un gradiente molto molto elevato, perché qui alla fine del sottostrato laminare già sarò a una velocità che non è molto diversa da U infinito, capite? Ma l'ho raggiunta all'interno di uno spessore fluido molto piccolo, quindi con un gradiente molto elevato. Quindi questo significa che, superata la zona di transizione, si avrà un valore di Cx molto più elevato, dopodiché, esattamente come prima, tenderà a diminuire. Questo stesso comportamento può essere osservato anche per H con X, va bene? Quindi le perdite di carico e sostanzialmente lo scambio termico convettivo dipendono fortemente dal regime di moto. Ok?
Adesso, come faccio nella pratica a determinare questi coefficienti? Allora, partiamo dal presupposto che nelle nostre applicazioni ingegneristiche noi abbiamo sempre utilizzato i valori medi di questi coefficienti, no? Quindi se ricordate le applicazioni, cioè gli esercizi, la prima cosa che avete fatto, vi siete chiesti se il regime di moto laminare turbolento, sulla base della risposta, avete utilizzato una correlazione per il calcolo di H, una correlazione per il calcolo di C, in questo caso medi, entrambi sono medi sulla superficie. Ora, come si fa a determinare questi valori di H medio e C medio? Allora, una possibilità sicuramente è quella di agire sperimentalmente, va bene? Quindi, per esempio, nel calcolo di H medio si potrebbe pensare di mantenere con un sistema di riscaldamento e controllo la temperatura della lastra uniforme e costante, misurando la potenza termica necessaria a mantenere questa temperatura uniforme e costante, e quindi evidentemente questa potenza termica che io fornisco alla lastra è quella che poi va a finire nel fluido. Ok? Quindi di fatto io sto calcolando Q punto, che è uguale ad H per Ts meno T infinito, quindi capite bene che poi a seconda della dimensione che prendo mi trovo in effetti l'H medio sperimentalmente. Ovviamente poi dal punto di vista pratico ci saranno una serie di problematiche nell'eseguire una cosa di questo tipo, ma è chiaro che sperimentalmente il tutto può essere fatto. Vedremo, immagino domani, non so oggi se è possibile, che è possibile misurare C medio con opportune campagne sperimentali, anche lui, ma quando andate a vedere sul vostro libro di fisica tecnica trovate che questi H, questi C, eccetera, forse non ci avete fatto caso, ma sono relazioni sul libro è scritto la relazione esatta, se non ricordo male, qualcosa come a far capire che viene fuori dalla soluzione esatta o che viene fuori da un'interpolazione di dati sperimentali. Ora non ricordo esattamente quale frase è presente sul libro, ma andate a vedere, se andate a vedere la relazione che viene proposta dal libro, in genere viene anche spiegato se deriva da una soluzione analitica o da rilievi sperimentali, va bene? Questo è quello che cercavo di dirti. Ma com'è possibile trovare una soluzione analitica per un problema di questo tipo? Ora, oggi con i computer, i calcolatori, i software, avete già fatto la vostra esperienza di simulazione di flusso all'interno di un condotto, avete visto che è abbastanza semplice, con le dovute accortezze, andar lì a stimare numericamente questi coefficienti. Però, in effetti, le soluzioni analitiche sono disponibili da un'epoca in cui i calcolatori non esistevano affatto. Quindi, in qualche modo, è stato possibile trovare una soluzione e noi oggi vorremmo appunto capire come questo è stato possibile. E la soluzione a questo problema in particolare è dovuta a Prandtl, il quale nel 1900 circa, se non ricordo male, 1904, ha proposto un tipo di analisi basato su concetto di strato limite e analisi degli ordini di grandezza dei differenti termini delle equazioni che descrivono il campo di moto, che ha consentito di semplificare quelle equazioni che vedete lì alla vostra sinistra, in modo da arrivare a un'equazione risolvibile in forma chiusa, cioè analiticamente, che vale però solamente all'interno dello strato limite, cioè lì dove il flusso effettivamente risente della presenza della lastra piana, perché al di fuori dello strato limite il flusso possiamo ritenere che sia indisturbato, quindi che non risenta né termicamente né fluidodinamicamente della presenza della lastra piana. Capite? Ora cerchiamo di capire come questo è stato possibile.
Allora, io ho detto che l'analisi è basata sul confronto degli ordini di grandezza dei termini di queste equazioni. Quindi il concetto da cui partiamo è che i termini principali di un'equazione, in questo caso abbiamo questi termini qua, che rappresentano il termine convettivo di fatto, e il termine diffusivo e il termine di pressione, questi sono i tre termini principali, hanno lo stesso ordine di grandezza. Quindi nell'equazione di conservazione della massa invece abbiamo questi due termini che hanno lo stesso ordine di grandezza e così via, ma per poter stabilire se un termine è, diciamo, qual è l'ordine di grandezza di un termine, quindi se per esempio una componente della velocità è trascurabile rispetto all'altra o osservazioni di questo tipo, ovviamente guardando l'equazione in forma dimensionale non è così evidente. Quindi il primo passo consiste nella dimensionalizzazione del problema, ok? Nella dimensionalizzare questo problema utilizziamo variabili adimensionali x star uguale x su l, y star uguale y su l. È una tecnica che già avete visto, quindi possiamo andare abbastanza spediti. Differiamo le dimensioni x e y dalla dimensione caratteristica della lastra. La velocità la riferiamo da u infinito, per cui u star uguale u su infinito e v star uguale b su u infinito. Per quanto riguarda la pressione, v star è uguale b su rho u infinito al quadrato. E infine, per quanto riguarda la temperatura, v star è uguale a t meno infinito diviso con s meno infinito, o come l'abbiamo definita prima, è la stessa cosa. Comunque sia, definiamola immaginando che t con s sia maggiore di t infinito, facciamo t con s meno t diviso t con s meno t. Bene, allora a questo punto iniziamo ad dimensionalizzare l'equazione di conservazione della massa osservando che scrivo qua un atto du su dx è uguale a du star su dx star per dx star su dx per d su dx star. Ora dx star su dx è uguale a 1 su l, mentre du su du star, dal momento che u è uguale a u star per un infinito, du su du star è uguale a u infinito. Quindi il tutto è uguale a u infinito su l du star su du star. Allo stesso modo, dp su dx è uguale a u infinito su l dp star su dx star. E allora possiamo scrivere, scrivo qua sotto, le equazioni dimensionalizzate di conservazione della massa evidentemente rimane uguale dal punto di vista formale a come era prima, quindi du star su dx star più dv star su dy star uguale a 0. Ok? Ora per procedere con la dimensionalizzazione dobbiamo vedere il termine u du su dx, e quindi posso scriverlo in questo modo. Allora, questo termine è u è uguale a u star u infinito, quindi è u infinito
circostante e questo è U. Du su dx abbiamo detto che è U infinito su L, U star su dx star, quindi questo è invece du su dx, quindi tutto è uguale a U infinito al quadrato U star su L U star su dx star. E allo stesso modo B du su dy sarà pari a U infinito quadro su L e star du star su dy star. Vediamo la derivata seconda del campo di velocità, la derivata della pressione, poi facciamo una pausa e poi riprendiamo. Diciamo che facciamo una cosa, concentriamoci in questo momento innanzitutto sulla parte fluidodinamica, quindi ricaviamo le equazioni adimensionalizzate e poi ci concentriamo solo sulla parte fluidodinamica, vedremo poi la parte termica successivamente, va bene? Allora, la derivata seconda U su dx ad esempio è uguale a d su dx per du su dx che abbiamo detto è U infinito su L du star su dx star, e questo posso scriverlo come d su dx star U infinito L du star su dx star per dx star su dx, dx star su dx è pari a 1 su L, quindi alla fine tutto sarà pari a U infinito su L quadro derivata seconda di U star rispetto a X star. E manca il termine di pressione, quindi è dp dx uguale a dx star su dx star per dx star su dx per dp su dp star, quindi dx star su dx l'abbiamo già visto è uguale a 1 su L. Per quanto riguarda dp su dp star, allora p uguale a rho u infinito quadro p star, quindi questo è rho u infinito quadro, questo termine qua, quindi tutto è uguale a rho u infinito quadro su L dx star su dx star. Avete capito? Domande? Dubbi? Bene. Adesso facciamo qualche minuto di pausa, poi sostituiremo queste espressioni nelle equazioni di conservazione della quantità di moto per ottenere la formula dimensionalizzata. Ok?